Ragazzi, allora oggi mi è venuta in mente una cosina, cioè di farvi vedere tutti i miei piccoli tesori raccimolati nel corso degli anni e qualcosa mantenuta dai famosi anni 80. Ovviamente tutta roba nerd, sto parlando di tutte cosine nerd, che come dico sempre, se mi fossi conservata almeno un terzo di tutte le cose che avevo negli anni 80, oggi sarei stra ricca. Però vabbè, le cose sono andate come sono andate e non potevo immaginare che tornassero comunque in voga, soprattutto tra i collezionisti. Sì, se ve lo state chiedendo, sono in pigiama. Questo è uno dei miei tanti pigiamini a tema. Questo è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Mentre sopra ho una maglietta normale, normale, insomma, per modo di dire. Comunque, per restare a tema LaMou, vi faccio vedere subito una cosina di cui vado molto, molto orgogliosa, che è questo, che è un 33 giri di tutte le canzoncine dell'anime che conosciamo, regalato direttamente da una persona che è stata in Giappone, che me l'ha portato. Ecco qua. Dentro c'è anche questo opuscolo, molto carino, però ecco, non so bene, non ho potuto leggere niente perché ovviamente è tutto in giapponese, quindi vabbè, è una lingua che mi è oscura, però diciamo il 33 giri è veramente carino e io sono molto contenta di averlo. Poi un'altra cosa di cui vado molto fiera è il mini pony. Il mini pony, che questo è proprio l'aspetto originale, parliamo di mini pony anni 80, mentre poi successivamente sono stati rifatti. Adesso l'aspetto, se andate un attimo a documentarvi, è completamente differente da questo. Però questo è quello che preferisco. Poi ne ho anche un altro, però è più recente. Invece questo diciamo che è proprio inerente a quegli anni che furono. È anche molto carino, tutto viola. Poi, tanto per restare in tema di roba originale da cui non mi separerò mai, ho questa cosa fighissima di Pucci. Anche questa veramente è un cimelio. Poi, tra l'altro, è un po' rotta la scatola proprio perché insomma ormai i tempi sono andati, quindi poverina, troppo bene si è conservata. E dentro c'era questo pupazzo di Pucci che poi sotto aveva un mega timbrone su cui potevi ovviamente. Quando eravamo piccole, i timbri di Pucci li mettavamo ovunque e ce n'erano tre diversi, intercambiabili. Eccolo qua. Io questo proprio è una roba a cui tengo tantissimo. Oltretutto c'ha pure un certo valore oggi, quindi me lo tengo proprio super stretto. Poi un'altra cosa molto figa che mi è stata regalata è l'almanacco di Ritorno al Futuro, che purtroppo non ha portato, diciamo, il vantaggio economico che ha nel film, però è veramente carino da esporre e questo è un regalo che ho apprezzato veramente tanto tanto. Poi, sempre inerente agli anni 80, vi faccio vedere questa. Questa è una Cabbage Patch originale, era la mia Cabbage Patch preferita. La chiamavo Camilla, pensate un po'. Infatti, se guardate bene, è tutta rovinata qui, perché io poi avevo questo viziaccio di mettere le cose in bocca e mordevo un po' tutto. Infatti, qui il piede è mutilato praticamente, non so se si vede, però è proprio completamente mutilato. E uguale qui per il bicchiere di latte, tutto sgraffignato. Vabbè, insomma, non è proprio in ottime condizioni, però è proprio è originale. E poi ci tengo, questa ci tengo più di tutto il resto, per una ragione affettiva mia personale. Quindi sono contenta comunque almeno questa di averla conservata così com'era. Poi sempre ovviamente in quell'epoca c'erano gli orsetti del cuore, i Carbers. Ecco, e questo è originale proprio degli anni 80, cioè vedete il marchio originale della prima edizione degli orsetti del cuore. Mo, il nome di questo sinceramente non me lo ricordo, però anche a questo insomma ci tengo non poco. Eccolo qua, carino. L'ho anche lavato da poco perché si era tutto sporcato e adesso è tornato in condizioni presentabili. Poi, siccome io sono nel tempo, sono diventata lungimirante, ho conservato il pad della Play, della prima Play. Eccolo qua, ho tagliato il cavo, tanto ragazzi non mi serve più, però questo l'ho conservato e lo tengo lì, insomma, nella vetrinetta insieme ad altre cose. Ecco qua, dici, ma sei pazza? Probabilmente, però a me ricorda un bel periodo e quindi ho pensato di tenerlo. Ovvio che con il cavo tagliato non ha il minimo valore. Durante il viaggio dell'anno scorso in Inghilterra ho trovato l'orsetto di Mr. Bean a Londra e non ho potuto non prenderlo perché era impensabile che io lo lasciassi lì. Guardate quant'è carino l'orsetto di Mr. Bean, vestito come Mr. Bean, tra l'altro, veramente carino. Orsetto di pezza, proprio super easy, classico, però ha un valore pure questo secondo me, cioè per me perlomeno, che con Mr. Bean ci sono cresciuta, quindi mi faceva ridere tanto.
Poi un'altra cosa fighissima che ho trovato lo scorso anno al Comic Con di Napoli, ve la mostro con una certa, diciamo, un certo cipiglio, è questo, che è il coltello di Tremodino. Eccolo qua. Tremodino della serie C'era una volta. Ma ragazzi, non sapete quanto pesa sto coso. A parte che l'ho pagato come un rene, però veramente pesa un sacco, quindi è quasi un'arma. Non è affilato, ovviamente, però sta in testa a qualcuno, soprattutto da questa parte, penso che gli puoi fare discretamente male. Ecco qua. C'è anche, vedete la scritta? Era un po' stinking. E poi, non contenta, ovviamente mi sono procurata anche il Funko Pop, per fare pandan. E ho anche il Funko Pop di Emma Swan, che sta lì sopra. Ecco qua. Poi questo naturalmente ha il suo bel piedistallo, quindi sta in bella mostra. Ecco, ci tengo proprio tanto a sta roba. Un'altra cosa che ci tengo proprio tanto, ve la mostro, che è stata un regalo, è questa. Questa è la bevanda di True Blood. Vedete? True Blood, serie sui vampiri che sicuramente ricorderete. C'è chi è piaciuta, c'è chi no. Io l'adoravo. Quindi questa è la bevanda, questo è il True Blood. Ok, che è un zero positivo, tra l'altro, se vi interessa. Ora dentro penso che ci sia succo d'arancia, pesa tanto pure questo, ovviamente mai aperto, a parte che se la dovessi bere oggi penso che andrei dritta all'ospedale perché non so quanti anni ha sta roba, però comunque non l'aprirò mai, spero che non mi cada mai, me lo auguro fortemente. E quindi ecco, insomma, questa poi è una cosa abbastanza di nicchia, diciamo, ecco. E pure questa ha un certo peso. Poi, sempre originale anni 80, la bambola di Iridella, che poverina, un po' acciaccata, però eccola qua. Questa è proprio originale, originale. Ci tengo tanto perché Iridella era una dei miei personaggi preferiti all'epoca. Poi mi ricorda pure un po' Chucky, se andiamo a vedere, no? Che è? Somiglia un pochetto a Chucky, no? Un pochetto, secondo me se la vesto come lui lo prende. Vabbè, comunque, insomma, ha tutti i capelli scompigliati, poveraccia, io ogni tanto tento di darle una rassettata, ma non più di tanto ci riesco. Però si è conservata bene, bisogna dirlo. Ogni tanto la lavo, pure lei, la sistemo e la tengo sullo scaffale lì dietro, che adesso c'è un buco vuoto, che vedete, in realtà è occupato dalla bambola di Iridella. E poi, vediamo un po' che altro posso farvi vedere. Ah, questo! Questa è una cazzatina, però pure questa è originale, è vecchia vecchia ed è un caleidoscopio. Vi ricordate il caleidoscopio? Quello che ti mettevi così, guardavi, ruotavi e dentro c'erano tutte quei sassolini colorati che cambiavano forma a seconda della luce poi che prendevano. Carino, è una cosa che a me divertiva quando ero piccina e questo qua è sopravvissuto, poveraccio. Eccolo qua, il caleidoscopio magico. Sono sicura che tutti voi ne avete avuto uno nella vostra vita. E basta, poi ci sarebbero altre cosine, però sono più recenti. Poi avevo la tazza per la colazione di Highclere Castle, che è il castello di Downton Abbey, comprata proprio sul luogo. Mi è caduta, si è rotta, il mio cuore è andato in frantumi in quel momento. Però l'ho rincollata con un po' di colla, non è più quella di prima, poveraccia. Però insomma, vabbè, diciamo che regge, manca qualche pezzetto che ha scheggiato, però ho detto no, vabbè, piuttosto di che buttarla, me la tengo così, rincollata. E basta, ripeto, cioè, ho un sacco di roba, però il resto è molto più recente e probabilmente anche meno iconico per questo. Però ecco, queste sono le cosine a cui tengo veramente di più, che fanno parte della mia collezione. E questo. Se voi avete qualcosa di simile o qualcosa degli anni 80, 90, fatemelo sapere nei commenti, fatemi crepare di invidia nei commenti e niente, ci vediamo presto quando mi verrà in mente magari qualcos'altro da mostrarvi. Un bacio, ciao!